Che dire, io sono già in paradiso. Ah, so refreshing! Ed ecco qui, tralli in brodo di gallina. Fantastici. Amazing, uno dei miei gusti preferiti. Ne volete un po' ninja? No, tutta mia. Ah, sto già entrando in carcoma. Semplice calorie. Parli? Caspita, ma c'è dell'alcol dentro. Oh, volevi ubriacarmi, Jerry? Sappi che sono veneto, è difficile ubriacarmi. Primo morso di questo cheat day. Buongiorno Ninja a tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Lunedì 21 gennaio, le 8:22 del mattino. Quanto adoro il lunedì e perché? Ovviamente perché lunedì è il giorno del mio sgarro ed oggi sono ancora più eccitato perché oggi non è in programma nessuna challenge, ma quello che è in programma è andarmi a gustare un altro fantastico cheat day. Infatti, dopo la mia 150 sushi challenge e la mia 3 kg di pannozzo challenge, ho deciso di concedermi una giornata di relax, dove ovviamente mi sparerò le mie 15.000 calorie. Ma aspettate, non vi ho ancora detto che oggi sarà una 15.000 calorie challenge. Fa niente, nulla di eclatante rispetto ai miei standard. Ma dove lo farò? Nell'arco della giornata, prendendomi tutta la calma del mondo. Ma prima di cominciare, volevo ringraziare Gerardo Abruzzese per gli amici Jerry, un ninja da tavola da 28 anni che abita a Grotta Minarda, in provincia di Avellino, per avermi spedito un pacco con all'interno un sacco di gustosi alimenti. Grazie davvero di questo fantastico regalo ed ovviamente questo cheat day è dedicato a te, dato che tutti i prodotti che andrò a gustarmi oggi me li hai regalati tu. Ah, mi mancava questo format. Devo dire che apprezzo molto più i cheat day rispetto alle classiche ipercaloriche challenge, anche se ad essere sincero c'è molto più da sgobbare tra cardio e palestra. Comunque, andiamo a presentare questo nuovo cheat day ed ovviamente le sue regole. Come vi dicevo qualche minuto fa, oggi sarà una 15.000 calorie challenge. Regola numero 1: massimo 15 ore per andare a distruggere 15.000 calorie, cioè 15.000 calorie in 15 ore. Rendiamo la challenge giusto un po' più difficile. Regola numero 2: no liquid calories, non andrò a contare le calorie dei liquidi, come sempre. Regola numero 3: massimo 3 pasti, cioè colazione, pranzo e cena, per andare a completare questa challenge. Bene, ringraziamenti a Gerardo fatti, presentazione del cheat day con le sue suddette regole fatto, direi che non ci resta che cominciare con la solita prassi. Cerca il fisico! Via la mia maglia! Ninja a tavola, io sono pronto. E accetta il peso. Oh my gosh, 67 kg spaccati. Dite la verità, vi mancavano queste prassi? Ma soprattutto, dite la verità, pensavate che fossi ingrassato dopo le vacanze natalizie? E invece no, sono addirittura dimagrito. Quindi questo cheat day ci casca a pennello. Anche perché, che ci crediate o no, sono ancora in fase di bulking. Ah, sono così eccitato, che bello, oggi andrò a gustare un altro cheat day. Ma basta chiacchiere, perché è giunto il momento di darmi a caricare, ovviamente con una bella Monster, ovviamente zero calorie. Ah, so refreshing! E di andare a stimolare il mio insano appetito con il mio solito cardio pre-challenge. E mentre io mi avventuro in questa dura impresa, voi aspettatemi qui, perché nel giro di qualche secondo sarà giunto l'ora di andarmi a gustare i miei soliti aminoacidi ramificati, gusto mojito, il miglior gusto che ci sia, i tassativi, soprattutto dopo il mio cardio. So refreshing! Vi ricordo che se volete acquistare su MyProtein e risparmiare ben il 33% su tutti i prodotti, potete farlo direttamente dal mio link che trovate in descrizione nel video, inserendo il codice sconto HUNGRY, codice attivo praticamente tutto l'anno. Momento a parte, un'altra sessione di cardio è stata archiviata. Oggi 20 km, 1 ora e 30 minuti e 53 secondi, passo 4:32. Non uno dei miei migliori tempi, ma considerando che era un mese e mezzo che non andavo a fare una corsa per strada e soprattutto che non correvo per 20 km, in fin dei conti non è neanche un brutto tempo. Comunque, finisco di gustarmi i miei aminoacidi ramificati, vado a farmi una bella doccia perché puzzo come una capra e noi già a tavola ci vediamo sul nostro terreno da battaglia con il primo pasto di questo cheat day. Ed eccoci qui,
finalmente sul nostro terreno da battaglia, lavati, profumati e pronti per cominciare questo cheat day. Allora Gerardo, vediamo cosa mi hai preparato per colazione. In questa colazione andrò ad assaporare il mio palato con questa chocolut. Non ho mai assaggiato questa cioccolata. È una crema di nocciole di gusto simile alla Nutella. Poi abbiamo queste marmellate direttamente dalla California, peanut butter, la mia droga, ed ovviamente andrò a gustare queste fantastiche creme con questo pane bianco, ed infine abbiamo questi biscotti con crema al cacao. Li ho assaggiati solo una volta da piccolino e mi ricordo che mi piacevano un sacco. So solo che sono super ipercalorici, adatti per questa colazione. Andrò a tostare il mio pane alla velocità della luce, quindi pane tostato. Andiamo ad usare le mie creme, quindi cucchiaio. Ed eccola qua, ninja, non l'ho mai provata, sono davvero curioso di farlo. La consistenza è davvero dura. Non capisco perché, ma sto facendo una fatica assurda. La consistenza è davvero dura. Sto addirittura piegando il cucchiaio. Gerardo, che crema mi hai dato? Ok Gerardo, mi devi un cucchiaio. Comunque è andata tutta quanta. Prossimo step, andiamo con le marmellate. Allora abbiamo questa marmellata blackberry jam. Poi abbiamo questa marmellata strawberry jam. Un'altra marmellata strawberry jam. Marmellata al grape, cioè all'uva. E per finire, la mia crema preferita, peanut butter. E vabbè, abbiamo avanzato due pezzi di pane che comunque mangeremo. Andiamo a preparare anche i nostri biscotti, così potremo gustarci questa colazione in santa pace. Mamma mia, che profumo ninja, non vedo l'ora di cominciare questa colazione. Ovviamente per andarmi a gustare al meglio questa carica di carboidrati ho il mio solito latte, ho la mia tazza speciale della Reese's, cucchiaio giusto in caso, e come sempre prima di cominciare tassativo, ninja a tavola, e finalmente è giunta l'ora di aprire questo cheat day. E qui davanti a me ho un sacco di carboidrati, non vedo l'ora di andare a distruggere questa colazione. Ovviamente come sempre ho condiviso questo mio pasto in Instagram, quindi se ancora non mi seguite in questo social network iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VGThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja, fatelo. È mezzogiorno e 51 minuti, sono super affamato, ho la collina in bocca e quindi ninja a tavola, partiamo. Ed io partirei con questa crema perché sono davvero curioso di provarla. Primo morso di questo cheat day. Wow, lo sapete già, amazing! Devo dire che questa crema non ha nulla a cui invidiare alla Nutella. Siete un po' invidiosi ninja, dite la verità. Poi inzuppata nel latte. La fine del mondo. Che dire, io sono già in paradiso. Ok, andiamo ad assaggiare questi biscotti. Non li assaggio da un sacco di tempo. Non male, non male. Come potete vedere all'interno c'è la cioccolata, comunque ho assaggiato di meglio, anche se devo ammettere che non sono male. Ah, devo dire che mi sto proprio godendo questa colazione, non vedevo l'ora di mangiare un po' di zuccheri. Ok, basta cioccolata, adesso andiamo con una bella marmellata. Questa è strawberry. Adoro la marmellata. Poi abbiamo la marmellata di blueberry. Amazing, uno dei miei gusti preferiti. E ritorniamo sulla crema di nocciole. Wow. Non ho parole.
Porzioni esagerate, mi dicevano. Guardate che roba, ninja. Biscotti. L'ultimo biscotto. Pardoni. Sto già entrando in carcoma. Probabilmente vi farò un piccolo pisolino dopo questa colazione. Sandwich di crema di gusto, ovviamente con il latte. Andiamo con questa marmellata di uva. Gusto strano, non è per niente amazing. L'ultimo quintale di crema di gusto. Guardate che roba, ninja. Siete un po' invidiosi. Ditemi la verità. Andiamo a concludere questa colazione con la mia crema preferita, il peanut butter. Straordinario. E la colazione è andata. Sono le ore 13 e 21 minuti. Mi sono davvero gustato questa colazione. Anche se devo essere sincero, mi è venuta una carcoma assurda. Penso proprio che adesso andrò a farmi un bel pisolino. E una volta riposato, andrò in palestra a sfruttare al meglio questi carboidrati. Quindi già a tavola. Noi ci vediamo più tardi, ovviamente con il mio workout, in palestra. Ed eccomi qui in palestra, pronto ad eseguire una nuova sessione di powerlifting. Oggi cambio scheda, andrò ad allenare lo squat, la panca e lo stacco. Con le nuove percentuali. So già che questo mi ammazzerà. Poi farò un po' di addominali e se avrò ancora vita, finirò il tutto con un po' di cardio. Cominciamo. Allenamento andato, mi sono dimenticato di dirvi che dopo la mia sessione di addominali ho fatto anche un po' di cardio, giusto per bruciare un po' di calorie. E noi ninja a tavola ci vediamo a casa con il secondo pasto di questo cheat day. Ed eccoci di nuovo qui, nel nostro terreno da battaglia, pronti ad affrontare il secondo pasto di questo cheat day. Per quanto riguarda l'allenamento di oggi, mi ero spaventato per nulla. Ho scoperto solo dopo che oggi era un giorno light, cioè un giorno con dei carichi abbastanza tranquilli. Niente di che, allenamento superato con molta semplicità. Ma veniamo a noi Gerardo, non vedo l'ora di andare a provare questi fantastici fusilli irpini, ovviamente accompagnati da salsa della nonna. Mi sembra di aver capito che è un piatto tipico di Avellino e nel caso mi sbagliassi, perdonate la mia ignoranza in arte culinaria. Poi ovviamente andrò a gustarmi queste snack pizza, anche queste le mangiavo sempre quando ero piccino, sono davvero anni che non le gusto e non vedo l'ora di farlo. Ed infine andrò a concludere questo pasto con queste patatine al gusto paprika. Queste sono della marca Joker, penso, non le ho mai viste, vediamo se possono fare concorrenza alle Pringles. Come sempre alla velocità della luce andrò a cucinare la mia pasta. Cosa farei se non avessi la mia magia? Cosa molto importante che mi sono dimenticato di dirvi, questi fusilli arpini erano ben 500 grammi, mezzo chilo, stessa cosa per la salsa della nonna, sempre 500 grammi. E ninja a tavola, io non vedo l'ora di andare a cominciare perché questi fusilli hanno davvero un aspetto fantastico. Grazie mille Gerardo, non vedo l'ora di andarli a gustare. Come sempre la mia Coca-Cola Zero. Ah,
So refreshing! E come sempre, prima di cominciare, Ninja a tavola, è giunta l'ora di andare a gustare il secondo pasto di questo cheat day. E guardate cosa abbiamo qui, ben 500 grammi di fusilli irpini, ovviamente accompagnati da salsa della nonna. Ci voleva un pasto salato, dopo la colazione iper zuccherosa di questa mattina. Ovviamente, ho condiviso anche questo mio pasto in Instagram. Quindi Ninja a tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome Digitomas 1987, come potete leggere qui sopra. E fatelo Ninja, fatelo. Però mi sa Gerardo che ti sei dimenticato qualcosa, qualcosa di molto importante. Ovviamente stavo parlando del formaggio grana. Tranquillo Gerardo, questo lo offro io. Tu hai già fatto anche abbastanza con questo cheat day. Ed ovviamente non andrò a usare tutto quanto. Sono le ore 18 e 48 minuti. Forchetta e andiamo a gustarci questi fantastici fusilli irpini. Taste test Ninja. Wow, amazing, sono davvero buoni, grazie Gerardo. Scusate, avevo perso una caloria, come al mio solito. Devo dire che non c'è niente di meglio della pasta fatta in casa, tutta un'altra cosa. Va giù con piacere. Ah, comunque, devo ancora chiedermelo oggi. Ne volete un po' Ninja? No, tutta mia, è il mio cheat day, non il vostro. E comunque dopo le mie 5 kg di pasta ragù challenge, mezzo chilo di pasta non mi fa neanche più effetto, sinceramente. L'ultima cucchiaiata, andato. E adesso andiamo a provare queste pizza snack. Non vedevo l'ora di andare a assaggiare, è da tantissimo che non me ne gusto un paio. C'è un profumo di origano assurdo. Comunque eccole qui, taste test. Amazing. Si sente proprio il gusto della pizza. Sono veramente veramente buone. Quanto sono gustosi i cheat day. Mangiare tante volte al giorno, cibo che non ti puoi permettere durante la settimana, con tutta la calma del mondo. La parte migliore non si spreca mai. L'ultima pizzetta. Andate. Oh, andiamo con queste Joker Snack alla paprika. Andiamo a vedere se tengono testa le Pringles. Si sono un po' frantumate, vabbè, poco importa. Eccole qui Ninja, taste test. Davvero buone. Si sente davvero un sacco la paprika. Non hanno nulla a cui invidiare alle Pringles, davvero. Pardonmi. E molti di voi mi hanno chiesto di fare un full day of Pringles. Beh, sappiate che non lo farò mai. Avete idea di che intenzione idrica potrei fare? Assurda. Allora ne tengo una per andare a concludere questo pasto e volevo provare a mangiare tutte queste insieme in una sola volta. Tanto sante calorie. Pronti Ninja? Tempo. Epic fail. L'ultima patatina. Ah, e anche questo pasto è andato. Sono le ore 19 e 14 minuti, ho davvero apprezzato quei fusilli alpini con la salsa della nonna. Erano davvero favolosi,
avevo proprio voglia di mangiarmi un bel piatto di pasta. Adesso è arrivato l'ora di andarmi a rilassare ancora un po', poi più tardi andrò a farmi la solita mia camminata notturna e noi Ninja Tavola ci vediamo più tardi con il terzo e l'ultimo pasto di questo cheat day. Poi Ninja Tavola, mi avete seguito anche stasera per questa passeggiata? Beh, lasciatemi solo dire che io sono già arrivato a casa. Questa sera ho fatto solo un'oretta, 6 km, niente di che, giusto per stimolare il mio appetito e per bruciare un po' di calorie extra. Devo ammettere che mi sento un po' stanchino, forse dovrei allenarmi un po' meno. O forse dovrei mangiare un po' di più di calorie. Direi che preferisco la seconda opzione. Quindi Ninja Tavola, noi ci vediamo più tardi per andare a completare questo cheat day con l'ultimo pasto di questa giornata. Ed eccoci qui Ninja, per l'ultima volta sul nostro terreno da battaglia in questo cheat day. Prima di andarmi a fare la mia camminata mi sono fatto ben 2 ore di pisolino. Avevo un sonno assurdo, mi sono davvero riposato. E indovinate un po', finita la mia camminata mi è venuto di nuovo fame. Quindi Gerardo, anzi Jerry, oramai siamo amici, andiamo a vedere se quest'ultimo pasto sazierà il mio appetito. Per quest'ultimo pasto Gerardo mi ha preso dei bei taralli casarecci. È da un sacco che non mangio i taralli e devo dire che mi sono sempre piaciuti un sacco. Non può di certo mancare la parte dolce, quindi Gerardo, grazie di avermi preso questi fantastici Oreo Thin, già provati, però ad essere sincero, preferisco gli Oreo originali. Questi sono troppo sottili, troppo semplici da mangiare. E andiamo a concludere il tutto con un altro torrone. Non avrei mai scommesso di mangiare un altro torrone fino al prossimo Natale, però sono certo che questo sarà l'ultimo, almeno per questo mese. Per andarmi ad assaporare meglio questi taralli, ho pensato bene di usare un po' di brodo di gallina, che mia mamma ha gentilmente cucinato per me, mentre per andarmi a gustare la mia parte dolce ho la mia Coca-Cola Zero. Ah, so refreshing! Direi di andare a scartare già tutti i miei prodotti, così per la mia prossima storia Instagram sarà tutto più scenografico. Abbiamo i miei Oreo. Ecco, adesso fanno già più scena. Abbiamo il mio torrone. Mamma mia che profumo Ninja, questo deve essere veramente buono. Guardate che roba, sembra una sciabola. Perfetto, qui i miei taralli. Caspita, sono davvero un sacco, sono 400 grammi di taralli, aiuto. E adesso è giunto l'ora di andare a aggiornare la mia storia in Instagram. Ninja Tavola, è giunto l'ora di concludere questo cheat day con l'ultimo pasto della giornata e colmiamo davvero un sacco di cioccolata e davvero un sacco di sale con tutti questi taralli. Sale e zucchero, la combinazione perfetta per questo ultimo pasto. Come sempre, ho condiviso anche questo mio ultimo pasto in Instagram. Quindi Ninja Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Trovate con il nome Digi Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo Ninja, fatelo. Sono le ore 23:49, ho il mio cucchiaio e Ninja Tavola, andiamo a distruggere anche questo cheat day. Ed ecco qui taralli in brodo di gallina, fantastici. Dimmi un po' Jerry, ho avuto una grande idea usarli con il brodo di gallina, che te ne pare? Boom! Eh sì, diciamo che se non li avessi mangiati con il brodo di gallina non ci sarei mai riuscito. Sarebbero stati troppo secchi. E voi che ne dite? Ho fatto bene usarli con il brodo di gallina? Oppure conoscete un altro modo per andare a gustare meglio i taralli? Commentate qui sotto la vostra ricetta preferita con i taralli. Non sprechiamo calorie. Ci stava tutto questo brodetto di gallina. Grazie mamma, sei e sarai sempre la mamma più amazing. Comunque potrei inventare una nuova ricetta, brodo di gallina con i taralli. Gli ultimi e la minestrina di taralli è andata. Adesso farò una brutta combinazione perché userò la Coca-Cola. Mi si gonfierà il pancino, ma vabbè. Ah, so refreshing. Andiamo con questi Oreo Thin. Questi sono quelli originali. Anzi no, questi sono quelli alla cioccolata. Comunque buoni. Semplici calorie, preferisco quelli originali.
Vedete, all'interno c'è proprio un strato super sottile di cioccolato. Non si sente niente. Semplice calorie. Che voglia di gelato che mi è venuta. Adesso sto pensando ai gelati Oreo. Vi ricordate quello distrutto da 60 Ice Cream Oreo Challenge? Se non avete ancora visto il video, ve lo posto qui e andate a darci un occhio. Ho veramente amato quella challenge, anche perché amo i gelati. L'ultimo Oreo è il cioccolato e adesso è il momento di lasciare gustare quelli originali. Il gusto comunque è buono, sono identici a quelli originali, però sono troppo fini, troppo semplici da mangiare. L'ultimo Oreo. Ah, troppo semplice da mandare giù. E andiamo a concludere questo cheat day con questo torrone ninja. Dentro c'è una specie di confettura, tipo una marmellata, non avrei idea. Assaggiamolo. Caspita! Ma c'è dell'alcol dentro. Oh! Sembra quasi che ci sia rum. Non so se riuscite a vedere l'interno. Caspita, questa sia una bomba. È tipo un rum. Fatemi controllare la scatola perché sono curioso. Ingredienti: miele, mandorle, zucchero, albume, farina, uova, liquore. Volevi ubriacarmi, Jerry? Sappi che sono veneto, è difficile ubriacarmi. Comunque, Jerry, a parte gli scherzi, devo dire che è davvero buono. Anche se è alcolico, lo apprezzo un sacco. Anzi, si scioglie addirittura in bocca. Ecco, vi faccio esaminare meglio l'interno, potete vedere, c'è tipo un po' di spagna, le mandorle, il liquore, la crema al cioccolato bianco, direi amazing. E con l'ultimo pezzo di torrone dichiaro conclusa questa 15.000 calorie challenge, ed ovviamente Jerry, questa vittoria è dedicata a te per avermi regalato questo cheat day. È mezzanotte e 18 minuti e un altro cheat day è stato archiviato. 15.000 calorie, semplici. Adesso come sempre mi rilasserò un po' davanti alla TV, poi me ne andrò a nanna, di sicuro questa notte dormirò come un bambino dopo aver assunto questa botta di calorie, e noi ninja a tavola ci vediamo domani mattina con il check del fisico e con il check del peso. Notte ninja! Buongiorno ninja a tavola! Martedì 22 gennaio, le 9.21 del mattino, il giorno dopo il mio cheat day, e vi dico la verità, questa notte ho dormito da ero come un bambino. Avrei dormito molto di più, però purtroppo oggi devo fare un sacco di commissioni, quindi sveglia presto. Le mie papille gustative stanno ancora gustando il torrone di ieri sera. Devo dire che era veramente buono. Quando l'ho finito ieri sera che sono andato a nanna, ne avrei mangiato un'altra stecca, davvero. Il retrogusto che mi ha lasciato è stata una cosa assurda. Ma basta pensare ai dolci, il mio cheat day è finito e quindi oggi c'è del fisico! Via la mia maglia! La solita ritenzione idrica. E c'è del peso! Settantuno spaccati, solo 4 kg, niente di che, abbiamo fatto di peggio. Comunque ci voleva proprio questa ricarica, oggi mi sento rigenerato e non vedo l'ora di andare in palestra per spaccare tutto. Ringrazio di nuovo mio amico Jerry per aver contribuito con questo cheat day e per avermi inviato tutti questi fantastici prodotti. Grazie mille Jerry, ovviamente questo cheat day è stato dedicato a te. Solita prassi prima di chiudere il video, come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati sui miei challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome DigiThomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja!
fatelo! E come sempre devo ricordare la cosa più importante. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente. Cliccate proprio qui, Ninja a tavola. È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.